Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo video con ZigZag99 della Corte dei Gufi, e qui con noi c'è anche il nostro Swain. Ecco qua il cammello. Ragazzi, siamo un'altra volta su, dopo tantissimo tempo, ammetto, ma moltissimo. Quanto è passato, Swain? Allora, sai, 8 anni. Dall'ultimo capitolo che ho fatto, cioè il primo di questa nuova saga. Aspetta, mi metto un po' coperto la schiena perché sennò mi vedete la luce. Che posso vuoi? dire una cosa? Proprio il capitolo saga è un giochino, il Battle Royale. Episodio magari è Questo è il secondo episodio di Crash Banana. Io credo che la prova di Uncharted, però va bene. Allora, nel frattempo, proviamo a vincere questa battaglia. Non ci vediamo in questa ragazza. Cioè no, oggi ho giocato un pochettino, però prendo la testa e quindi ho giocato un pochettino per andare avanti, se non mi dico sempre tutte cose. Allora, c'è un pochettino di incassamento di questo momento. Non lo so, tu cosa devi dire, forza, va, la gatta su tutte cose, si. Ho alzato un po' il volume di più, ragazzi, rispetto all'ultimo video, perché veramente c'era un casino e non mi sentivate forse nemmeno bene. Vi dico che comunque sia, se facendo questi video anche così per non lasciare il canale vuoto, perché momentaneamente sto avendo poche cose da fare, e quindi sistemando anche giochi per gioco, sistemando anche delle per fare nuovi video per voi, magari come lo svago, lo so, questa partita l'ha perso perché c'è quello che c'ha il drago buggato. Questa partita l'ha perso sicuro, c'è quello che c'ha il draghetto di merda. Il drago buggato. Esatto. Vabbè, non fa niente, l'importante è l'esperienza, tanto devo salire ancora di carte. Noi ragazzi vi ricordiamo sempre che mi piace di mettere mi piace, ovviamente. Se il video non vi piace di mettere lo stesso mi piace. Il video mi fa parlare di me, quindi io prendo. Allora, dicevo, se il video vi piace, mettete mi piace. Anche per logica, eh? Come no? Esci caso, non mi esprimo delle mie... Le mie pozioni, di magia. Allora ragazzi, se riesco faccio una bella cosa, metto la schermata della mia faccia a sinistra, così non vi occupa la visuale del gioco. Sì, centrale, così almeno praticamente non si vede un cazzo, perché giustamente... Allora, vediamo un pochettino ragazzi se riusciamo a battere questo, anche se in dubbio perché a carte molto equipaggiate e molto livellate, diciamo. Quindi vediamo un attimino se riusciamo. Non metto gli scheletri, anche se gli scheletri non durano assai, però sono molto forti, sono molto danni. Allora c'è la valchiria su stronzi. Allora, vediamo un po' se riusciamo, perché non è altro che facciamo allora. Devo appunto farmare, fare altre partite, pure perdendo non ci fa niente, perché comunque si prendono esperienze, si sale di livello, si prendono le carte buone e si può provare a fare la cosa. Giusto come lo fa? Esatto. Perché non ti scarichi Clash Royale? Il nostro come lo svago, ragazzi, lasciate un like per il nostro come lo svago. Beh, più 800.000 euro, ma sicuramente. Sai come 800.000 euro di gemme.
Allora, è la seconda partita che perdiamo, ma non importa. L'importante è l'esperienza. Forza. Ma qualcuno oggi ne ho vinte almeno anche 4 prima di fare il video. E quindi no, sono i mongoloidi che purtroppo sai come sono, no? Ah sì, sono esatto, i shipper sono in questo caso. Le borse. Ma guarda che si vestiva questa cosa, quello è anche le truppe. Che va bene anche questo con Mario. E niente, ragazzi, ci stiamo provando. E niente. Allora, ci stiamo provando a battere Filippo. Camus, si chiama Camus questo. Ok, siamo 1-1? No, sì, 1-1. Però non si sa come va a finire. Cafu, il giocatore lo like. Vediamo un pochettino, oddio. Ok. Perché non mi sto qua? Ok, ho vinto. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto. Siamo partiti di merda, ma abbiamo finito di fargli il culo a lui. Perfetto. Abbiamo vinto. Abbiamo avuto un baule. I premi di baule non ce li danno, perché comunque sono pienissimo di baule. Infatti te lo posso fare un altro. Perché non li posso aprire, è a tempo. Purtroppo è a tempo. E niente, allora vediamo un attimino, c'è uno, si chiama così? Una sorta di 2 secondi in quella fascia destra, ragazzi. Però abbiamo avuto la meglio, stranamente. Partiria. La marchiglia, poi facciamo così, li piazziamo tranquillamente gli arcieri. Questi arcieri non è che vogliono più tanto, non stanno molto di lontano, cioè mi aspettavo di più dagli arcieri così, purtroppo. Cavaliere, e arriva dall'esercito. Lo ammazzano però, no, noi ammazziamo loro perché facciamo l'ordine di squadra. E che ce la facciamo, con Barolo? Si chiama così, giusto? Sì, adesso è facile. Campagna, il gioco è stato finito. Cosa c'è scritto nel mio canale, c'è l'ultimo video. Ma e niente. Tranquillamente vediamo, non spoileremo niente, non spoileremo niente, sarà una sorpresina. Potrebbe essere un gioco non piaciuto, come potrebbe essere piaciuto, ma dipende. Alla fine io farò tutti i giochi che ho, li farò tutti i miei, non so come. Quei pezzettini insomma di video che magari voi non siete riusciti a fare, io vi dico, una volta non riuscivo a completare al 100% un gioco di Zelda, e insomma lo andavo appunto a vedere, che praticamente questo gioco è quasi dimenticato, però appunto c'era un youtuber
che appunto l'aveva fatto come per miracolo e niente. Sono andato appunto, poi alla fine appunto ripeto, sono andato lì e ho finito il gioco, poi io sono stato un po' felice, quindi già tutto, quindi è cazzo. Vabbè. Non so nemmeno che cazzo sto dicendo, però già tutto, già tutto. Questi arcieri servono pochissimo, lascia che mi tengo i goblin a sto punto, li potenzio. Potenziamo tutte le carte, ragazzi, possono servire. Anche se questi fanno 22 danni al secondo. E i miei arcieri, questi dovrebbero essere più dannosi, 40 al secondo. Ma io voglio capire una cosa, perché questi qui fanno così schifo e alla fine fanno schifo lo stesso? Cioè, questa è la cosa che mi domando. Vabbè, lasciamo questi, le potenziamo comunque le carte. Pioggia di frecce, migliora. Danni di torre della corona, danni ad aria 126, migliora. La comando, iscrivetevi, ripeto, perché comunque in futuro ci saranno, a parte molti altri contenuti, ovviamente surprise, motherfucker. Ma la cosa dipenderà tutto da voi, quindi dal vostro culetto. Ok, che potrò essere monotono nel dire di continuo iscrivetevi, però è una cosa importante, quindi esatto. No, vabbè, ragazzi, dovete, più che altro se vi iscrivete è meglio, perché potete seguire tutti i contenuti. Noi, io, a me vi fa piacere, più mi seguite e più a me fa davvero tanto piacere. Un secondo, quanto vedo una cosa? Mi sa che metterò questo. Ma sì, dai, tanto. Stavo dicendo che se vi iscrivete e vi seguite, a me fa piacere far vedere giochi, divertirmi, cioè più mi seguite e più a me fa piacere farlo. Quindi a me la gente più mi segue più e mi diverto a fargli vedere i giochi. L'ultima partita che faccio, spero di riuscire a vincerla, se no è tutta. Dopodiché ci lasciamo, che comunque sia, siamo già, come avete visto, sto cercando di pensare in molte carte. Oddio, il cavaliere fa danni a sé, forse che devo cercare di prendere. Non so se il cavaliere fa danni, perché quando prendo quella carta la metto perché non volevo più. Devo riuscire a farcela. Posso farcela alla grande, eh? Basta fare così. Vediamo se tutti la facciamo. Ok, la torre la distruggiamo. Perché se non fanno danno troppo in piazza. E poi il bombarolo così può caricare direttamente alla cosa, anche se non durerà 2 secondi. Solo su Minecraft, io. E che dato. E niente. Difendermi da ste merda, perché questo qui c'è il draghetto fissato. Allora il draghetto è buggato.
il cavaliere non educato. Il draghetto buggato e il cavaliere non educato. Questo sarà il... E che? Ah beh, ha vinto lui perché ha più bravo due stelline, quindi ha vinto lui sicuramente. Però l'importante è che almeno prendo l'esperienza, dai su. Sì, due corone, perfetto. Manca solo uno per il bonone della corona. Anzi, sapete che vi dico, vi faccio l'ultima partita, l'ultima. Lo perdo vinco, così prendo almeno l'ultimo bonone della corona. Non è che io conosco queste piccole partite di perché c'è mio nipote che ci gioca, quindi... E lavati, lavati il leucoletto. Così. C'è il gigante che sta in una cavata. Ora io so che faccio. Come abbiamo vedo che non la fida. Ok, sento la fida. Perché non c'è la roba che si fa. Schifo tipo come danni senza fare di vita però. Sì, tutti quanti tutti, tutti nella Roma giocano gli scheletri. Bomba loro. Purtroppo c'è carte schifo su. Elisir per 2. Ah che bello, Elisir per 2. Elisir per 27 magari, non so che non. Dai che ce la facciamo. Dai che manca pochissimo, finita Maria. Che possiamo fare? Dai che possiamo fare, mi piace pure la settimana, la voglio mettere, dai che abbiamo vinto, ok, abbiamo distrutto tutte cose. E niente. E niente. Non penso che lo posso provare. Ah no, posso dirlo, perfetto, abbiamo insieme il forziere, ragazzi, non tutti a fanculo, aspetta. Oro. Certificate, le gemme. Arcieri, che così almeno li potenzi ancora di più. I goblin che gli sto usando sempre. I goblin lancieri che mi mandano il cazzo. La Valchiria, sì. Belle carte, wow. Belle carte. Perché non ti metti col culo di fuori anche dove fai capire tutti quanti che abbiamo belle carte? Non ti ferita con la vita. Questi qua li potenzio. Sì. Normali, magari c'è qualche possibilità. Sì, una su 150. Bene ragazzi, detto questo, adesso io e il cammello svocco vi salutiamo, che ho già fatto pure abbastanza di video di lunghezza. Se non siete ancora iscritti al canale della Corte dei Gufi di Zigzag, iscrivetevi, lasciate un mi piace se il link vi è piaciuto, commentate quello che volete, come appunto detto prima durante il video, il nostro cammello svocco. Anche nella pagina di Facebook che troverete nella descrizione, come insieme agli altri modi per contattarmi, perché ci sono anche altri modi per contattarmi, tipo se non sbaglio ho messo Instagram, corse, Skype, insomma le solite cose tipo dei social. Se volete darci dei consigli per magari video per migliorare qualsiasi altra cosa, ovviamente scriveteci, perché noi ovviamente noi vi leggeremo, vi risponderemo e ovviamente. Ovviamente poi vi saluteremo anche se volete nel prossimo video. Detto questo, ci salutiamo. Detto questo, interrompo il cammello svao e ci salutiamo tutti quanti, ragazzi. Ciao a tutti!